Siamo molto contenti di aver organizzato questo incontro con il Dipartimento Funzione Pubblica e Formez nell'ambito della Open Government Week. E Regione Toscana da tanto tempo lavora sul tema dell'apertura dei dati, quella di oggi è solo una tappa. Abbiamo avviato questo percorso già nel 2012 con il portale degli Open Data, poi nel 2022 l'anno scorso con l'apertura del portale dedicato al PNRR e oggi appunto estendiamo tutto questo percorso aumentando la platea di stakeholder, di soggetti e di colleghi con cui via via diffondiamo questa iniziativa. Grazie a questo progetto con il Dipartimento Funzione Pubblica Formez metteremo sempre più a sistema questa esperienza, consolidando quanto abbiamo fatto, migliorando sempre di più a livello di metadatazione e di packaging della piattaforma e di tutto il modello organizzativo che abbiamo, diciamo, portato avanti in questi mesi in Regione Toscana. E anche per esempio facendo una traduzione in inglese della documentazione che renderà ancora più diffondibile tutta l'esperienza e quindi speriamo davvero non solo di aver diciamo, messo a sistema quello che abbiamo fatto fino ad oggi e con la mattinata di stamani, ma anche proprio di poter continuare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, grazie anche alla collaborazione proficua con i colleghi delle altre regioni, penso per esempio a Puglia e Liguria, con cui stiamo già collaborando nell'ambito dell'iniziativa, speriamo di migliorare sempre più e quindi anche di incrementare la qualità del dato e dei metadati stessi che vengono aperti.